Con la benedizione delle vespe inizia la stagione del club. Sì, in effetti dopo due anni di stop forzato si parte, non vedevano l'ora tutti e si vede e iniziamo. Quest'anno abbiamo in calendario molte cose interessanti e insomma li vedo molto caldi nonostante la temperatura freschina. Molto bene, si inizia finalmente. Ogni anno la festa di partenza è in un posto diverso, quest'anno in frazione Bonaudi, perché? Bella questa domanda, mi fa piacere, ma nel mio modo di pensare, e poi per fortuna il direttivo mi segue, ho cercato di distribuire nel Canavese, soprattutto a Rivarò, nel territorio, il Vespa Club. Siamo passati ad Argentera qualche anno fa, quest'anno qui siamo ai Bonaudi e nel percorso che abbiamo fatto questa mattina ho fatto tappa proprio in tutte le frazioni, mi mancava solo Visignano ma hanno detto che ci passiamo più tardi, proprio per far conoscere anche agli iscritti anche la realtà del nostro territorio. E questo è il motivo. Poi c'era questa bellissima chiesa ai Bonaudi che non la vedevo da anni aperta, perciò c'è sempre un motivo. Mi sono già preso un appunto per il prossimo anno perché, ma non ve lo dico perché sennò siete troppo curiosi, no, vi tengo per il prossimo anno sempre in frazione. Lasciamo al mistero. E invece qualche anticipazione sulla stagione, su quello che organizzerete? Quest'anno inizia bene, oggi, finirà benissimo, quest'anno l'associazione del Vespa Club compie 20 anni, per questo ventennio abbiamo pensato di fare un programma abbastanza ricco, no, ce la facciamo tutta, parteciperemo tramite RCS al Giro d'Italia, questa è una chicca un po' particolare, a luglio durante la Notte Bianca faremo una due giorni al Castello Malgrat, proprio per festeggiare il ventennio, poi abbiamo un rinnovamento di gemellaggio col Vespa Club di Albenga, ci troveremo ad Agliano Terme e varie cosette che durante l'anno ci saranno sicuramente, questo sì, speriamo nel tempo perché non piove da mesi, ho chiesto fino a settembre che rimanga così perché... Gli agricoltori non saranno molto d'accordo. Assolutamente, no, ho già visto che seminavano il mais, poverini, non c'è veramente acqua sulle rogge. È drammatica la cosa. E poi ovviamente vogliamo tutti uscire in un momento di ottimismo. Questo non è un gran bel momento per tutte le cose che sono successe e che stanno ancora succedendo, perciò noi siamo veramente siamo fortunatissimi e quando riusciamo, lo dico da sempre, tramite queste due ruotine a portare del bene a qualcuno, sono proprio contento. Abbiamo anche raccolto una bella somma con dei beni di prima necessità da spedire in Ucraina, li abbiamo portati giù a Torino, insomma tutti i soci sono veramente, tutti sono proprio bravi e sensibili a ogni cosa, non mi posso lamentare, sono tutti dei top. Bravo. Bravo. Bravo.
for you.